Così fan tutte. L'ultima opera che Mozart scrive su testo di Lorenzo da Ponte dopo Don Giovanni e Nozze di Figaro. E sarebbe in teoria un'opera buffa, ma buffa per niente. È un'opera invece del tutto particolare che non ha, diciamo, riscontri nella storia della musica, altri riscontri. Al centro sei coppie, apparentemente è una storia anche piccante, due coppie di fidanzati si scambiano in qualche modo, c'è uno scambio di coppie, diciamo, al centro della questione, ma in realtà è più complesso, ci sono tre coppie, due sono burattinai, un amico, la giovane servetta. Le altre due coppie sono fidanzati. E i maschi sono convinti della fedeltà delle loro fidanzate. I burattinai mettono in dubbio questa fedeltà. Da qui si innesca un gioco di travestimenti, di delusioni, di speranze, di attese, che ha un connotato del tutto geometrico nella costruzione del libretto implacabile di Da Ponte, con una certa crudeltà anche dietro, un certo cinismo, e la musica di Mozart continuamente oscillante tra intensità dell'emozione, tecnica compositiva e ambiguità tipicamente mozartiana. È un'opera buffa, ma quasi una tragedia, una commedia acida, ma è anche sentimentale. Il lieto fine in qualche modo arriva, ma le persone dopo questo percorso attraverso menzogna, verità, travestimento, sono tutte completamente diverse, sono cambiate, non sono più quelle di prima. E in qualche modo il mondo reale è entrato dentro la loro esistenza. Questo passaggio tra un mondo immaginario, un mondo ideale, è un mondo reale, tra un mondo illuminista e un mondo e una realtà borghese, se volete, è quello di cui Mozart si fa carico di raccontare nella sua trama musicale. Ed è un passaggio che ancora oggi lascia il segno. Pensate che ci sono paesi in cui tuttora è censurata quest'opera e non si può fare. Apparentemente, perché appunto il sottofondo è piccante, dovete fare dell'amore come delle assassine, dice la giovane servetta alle ragazze, alle sue padrone. Però invece non è questo il punto. Il punto è che questa opera mette in discussione le certezze di tutti coloro che l'ascoltano.